Cari lettori, sono Alice Torriani e qui c'è il mio secondo romanzo, Una vita a posto. Il protagonista di questo romanzo si chiama Giovanni ed è un ex insegnante in pensione, sposato con Lisa, che è stata una grande attrice di teatro, che ha lavorato con i venerati maestri e ora invece fa qualche ruolo in televisione, lavora molto poco. E il loro matrimonio è in crisi, si trascina nella noia, sono proprio nella fase di atterraggio. E l'unica cosa che tiene vivo Giovanni sono gli antidepressivi e sono le donne. E Giovanni le guarda tutte, ne è ossessionato, le osserva, le vorrebbe tutte, le desidera e un giorno trova un varco per saltare in un'altra dimensione dove conosce una donna meravigliosa, misteriosa, selvatica che si chiama Melissa. E con lei comincia una relazione, solo che ogni volta che c'è una sincronia tra l'altra dimensione e la vita reale, Giovanni viene rispedito nella vita reale, quindi si ritrova con sua moglie nella quotidianità, nel suo sempre, diciamo. E quindi comincia a desiderare di andare dall'altra parte, di incontrare Melissa e diventa come una droga per lui, non può farne a meno. Soltanto che si accorgerà che il viaggio non è gratis e che qualcosa di molto pericoloso gli sta accadendo.